Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Non vi preoccupate perché il video non è un clickbait, perché effettivamente qui in Germania, quando sono stata al supermercato, ho trovato qualcosa di molto particolare che ha catturato la mia attenzione. Perché appunto questo tè, faccio vedere di qua, che è a base di cannabis. Quindi diciamo al gusto cannabis. Appunto, vi faccio vedere la confezione. Come potete vedere, non è una lattina tradizionale perché appunto è completamente in cartone praticamente. E per l'appunto mi ha appunto colpito, soprattutto appunto per il packaging, poi al fatto che è una cosa molto particolare il fatto che ci sia un tè al gusto cannabis. E appunto vi faccio vedere anche gli ingredienti. Dice appunto. Non ci sono non ci sono in italiano, ma ci sono in inglese e appunto dicono appunto black tea with hemp syrup, quindi tè nero con hemp, appunto la canapa, quindi appunto da qui viene poi estratto anche il principio attivo della marijuana, con appunto sciroppo di canapa. Quindi direi di andare ad aprire e poi andare a versare per vedere appunto com'è e di che cosa sa questo tè alla cannabis. Ok, prendo il bicchiere e vi faccio vedere. Ok, me ne verso giusto un po', così appunto sembra un normalissimo tè. E anche il profumo non è che differisca granché dai tè, tra virgolette, classici. Direi di andare ad assaggiare. Boh, in realtà non percepisco delle grossissime differenze, si avvicina molto al tè alla pesca in realtà, non so se ma poi magari avrò qualche effetto collaterale dovuto alla presenza della cannabis, ma in realtà sono abbastanza tranquilla nel senso che ovviamente per il tè non usano sicuramente il principio attivo, quello degli stupefacenti, diciamo così, però effettivamente potrebbe essere qualcosa di interessante, magari se avete qualche amico un po' particolare che amante appunto di queste novità potrebbe essere anche una buona idea, un regalo diciamo tra virgolette simpatico. Appunto io l'ho presa perché appunto sembrava qualcosa di particolare e mi ha catturato soprattutto per il packaging perché appunto è cartone, è una lattina fatta con il cartone quindi 100% riciclabile a differenza magari delle bottigliette di plastica eccetera. Ve lo consiglio perché buono è buono. Se avrò qualche effetto collaterale ve lo farò sapere nel proseguo del video. Detto questo, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Se volete appunto seguirmi nelle mie avventure qui in Germania o in giro per il mondo. Se mai l'aveste provato, lo trovate anche in Italia, fatemelo sapere in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!